ritrovati con My Live. Adesso vorrei proprio collegarmi immediatamente, senza tempo da perdere, perché oggi avrò tanti ospiti importanti e voglio dare loro modo di esprimersi. Quindi andiamo subito con Casa Sanremo. Ciao Milena, siamo qui in diretta da Casa Sanremo, dall'Arena del Gusto, direttamente qui presenti per la quarta serata. C'è Fabio, mio marito. Buonasera. E allora, lui è agitatissimo, molto emozionato, perché qui veramente ogni giorno è sempre una sorpresa. Che ci dici, Fabio? Che ci dici? E niente, stiamo vivendo un sogno, un'avventura veramente fantastica. Siamo qui insieme ad altri 30 pizzaioli che proveremo a fare degustare le nostre pizze a tutti questi personaggi famosi che ogni giorno ci vengono a trovare. Invece per degustare le tue buonissime pizze a Milazzo, a San Filippo del Mela, dove poi possiamo trovarci? Ci trovate a San Filippo del Mela, un comune della provincia di Messina, e la mia pizzeria si chiama Pizzeria del Corso. E la trovate sul corso Garibaldi numero 400, San Filippo del Mela. Facciamo un saluto a tutti. Ciao a tutti. Elena, qua c'è qualcosa che non va bene, che c'è la tua amica e sono contento, ma ci dovevi essere anche tu per il prossimo anno. Dai, ti aspettiamo. Un bacione. Ciao. Ma che sorpresa. Grazie. Il grande De Marinis riesce sempre a stupirmi, vi giuro, credetemi, non ne avevo idea. Ma io appunto vorrei tanto dire al caro De Marinis che lo aspetto in studio, perché io voglio farvi conoscere il suo ultimo capolavoro, e oggi ci sta a pennello, perché qui piove a dirotto. Oggetti smarriti, qualcosa si è rotto, e noi credevamo di aver fatto il botto. Esplode il ricordo, il letto è sfondato da quanto ti ho amato, tutto è svanito ma non è passato. Ore 18, piove a dirotto, oggetti smarriti nei vestiti che ho addosso. Un giorno che passa, il mio corpo che cambia, il cuore si... E proseguiamo adesso la nostra intervista con chi io reputo grandi e grandi artisti, non ve lo nascondo, sono i miei preferiti. E come potevano mancare i Jalis nel mio programma? Ecco a voi Fabio e Alessandra, o Alessandra e Fabio. Ciao, bellezza, grazie dell'invito. Grazie a voi. No, sei fantastica, grazie. Io vi ammiro, vi seguo sempre con molto interesse e sto notando veramente che la mia vita si è un po' adeguata alla vostra, perché vi inseguo sì, da trasmissione in trasmissione, cerco di non perdermela, e se per caso non posso in quel momento vado su RaiPlay e vado a controllare, perché mi capita, è così. Ma sei un tesoro, beh, grazie, questo ci fa tanto piacere, perché noi ci siamo conosciuti da poco, poi tra l'altro insieme a due grandi artisti siciliani che ci hanno permesso di fare questa bella amicizia con te, e sono Anna e il marito Giuseppe e Anna e il marito, sì. Atmosfera blu. Giuseppe, scusa, Giuseppe, adesso mi tirerei le orecchie, ma ci sta Alessandra. Alessandra, ci sta. Oggi pomeriggio mi sono addormentata e quindi ancora non mi sono svegliata. Ma mi sembra pure normale, io ieri sera non ho potuto ad esempio continuare a seguire la puntata, perché nel bel mezzo mi sono ritrovata nei sogni, nel mondo dei sogni, e quindi guarda, capisco. Devo dire che è un momento molto bello questo, e c'è un momento di grande affetto da parte del pubblico, ci stanno seguendo in tanti e anche molti. Stiamo facendo molte interviste televisive, quindi stiamo viaggiando da un posto all'altro tra Roma e Milano. No, ma poi Sanremo c'ha questo potere, cioè ti crea un jet lag sanremese, nel senso che tu non ti rendi conto di nulla, cambi i tuoi orari, cambi tutto, perché praticamente sei
sei catturato dal vedere la trasmissione, purtroppo finisce tardi, poi la mattina magari ti rialza presto perché c'hai impegni, poi che fai, pomeriggio crolli. E sui social stiamo avendo una grande visibilità perché abbiamo due progetti con due brand importantissimi internazionali che sono Deliveroo per il food e Amazon Prime per quanto riguarda la comunicazione. Italia. Quindi siamo molto contenti in questo periodo. Sì, io vedo come vi seguono perché leggo anche i commenti e la gente vi ama. Infatti è strano proprio questo, come il pubblico vi desidera, vi vuole su quel palco dell'Ariston e invece dall'Ariston un po' di freddezza nei vostri riguardi. Non so come chiamarla, perché è strano che degli artisti alla, diciamo, portata internazionale, perché parliamo di Eurovision, di tutto quello che avete fatto, ecco, come mai non sono stati attenzionati? E scusate, adesso sarò veramente cattiva, e viene invece attenzionato un ragazzino, io lo chiamerei, perché è un grande artista, per l'amor di Dio, e non offendo mai gli artisti, però c'è stato un cantante che si è comportato non molto bene, diciamo che ha voluto strafare, lo vorrei, ecco, giustificare in questo modo. Io mi sono trovata insieme a voi in un evento dal vivo, un evento live, dove avevate seri problemi di audio. Eppure, appunto, da grandi artisti che siete, cosa è successo? È successo che non vi siete fermati, avete proseguito e avete anzi, da quella cosa un po' vi siete aiutati anche col pubblico. Cioè, tu Fabio sei stato straordinario. E proprio per questo veramente vi faccio i miei complimenti. Voi cosa ne pensate di questa, in questo episodio un po' particolare? Allora, ti stai riferendo ad un concerto che abbiamo fatto lo scorso anno in Sicilia, probabilmente eravamo proprio insieme ai grandi Atmosfera Blu, e, se ricordo bene, e il riferimento è all'artista Blanco, quindi giusto o sbaglio? Bravo, confermo. Con le rose, io ho capito quello era il collegamento. Allora, guarda, ogni artista ha un atteggiamento soggettivo, no? Cioè, noi ormai da prima del 90, io ho iniziato a fare musica e quindi un po' di esperienza poi alla fine sul palco ti ci vuole, nel senso che tu quando stai facendo uno spettacolo, se la cosa non è così grave, perché sai, non ascoltarti in audio, in cuffia, lui Blanco aveva gli ear monitor, se non ti ascolti, non ti arriva la voce, gli ear monitor chiudono totalmente le orecchie e quindi tu sei isolato. Allora, non ti ascolti, non torna la tua voce, tu ti trovi in grossa difficoltà. I casi sono due. Su quel palco vai nel panico. Di fronte a quel pubblico poi, Ale. Poi vabbè, quindi una canzone che comunque non è che la gente la conosce come conosce i brividi, perché è un brano scritto da, quindi magari non poterà attaccare ad aiutarlo. Poi quella volta le persone sono allacciate a quello che noi stiamo facendo, quindi lui è stato un momento di tanto perso. Allora, in quei casi cosa può succedere? Può succedere che se sei negli ear monitor tu stacchi uno o li stacchi tutti e due, tanto ormai a fine se non ti arriva la musica, puoi continuare anche se cose non ti arriva nulla, via. E fai riferimento all'ascolto esterno. Gli ascolti esterni, io non so se probabilmente i monitor di palco ci dovranno essere, lì un minimo dovrebbero essere o i side oppure quelli di sala. Io penso che lui si sia trovato in grandissima difficoltà, ma l'ho fatto già dall'inizio, l'avevo visto. E quindi poi si è scatenata la furia dentro, alimentata non per un tecnico, perché lui l'ha detto che il video Isola delle Rose, vedo questo brano, riporta poi un momento dove lui comunque tra le rose si terra, no? Vero? Sì. Quindi non sa la devastazione che ha fatto sul palco di Sanremo, che anche là è stata un po' esagerata, devo dire anche io, in una terra dei fiori, in un momento dove, in una strada dove si è celebrata la Costituzione italiana, in un momento dove si sta facendo un contro la violenza alle donne, contro la violenza in generale, il messaggio che arriva con una devastazione del genere, poi la rosa, uno studio,
fiore così simbolo, delicato, simbolo dell'amore, di amore, simbolo della donna, quindi diventa, di conseguenza... Secondo me lui è stato esagerato, esagerato. Sua, non si è reso conto di tutto quello che stava facendo perché l'adrenalina lo ha portato a scaricare questa sua rabbia, questa sua rabbia in quel determinato modo. Non ci vedo cattiveria, ci vedo un'esagerazione. Non credo che Blanco sia una persona violenta, non sembra penso. Proprio perché anche lo scorso anno era sempre molto sorridente, sempre molto tranquillo, anche quando si doveva esibire, scherzoso, divertente. Quindi è scattato un qualcosa in lui che in quel momento lo ha trascinato a fare un gesto. Ovviamente, purtroppo lo ha portato a essere contestato lì. Ovviamente l'artista deve avere un po' di esperienza, quindi io ti ringrazio che tu insomma hai riportato la nostra esibizione, quella che, alla fine lo spettacolo va salvato, no? Esatto. Cioè tu fai uno spettacolo e devi portare a termine, show must go on. Ce lo insegnano, noi siamo figli di padri importanti, di padri come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, cioè gente che sul palco, quando sali sul palco, fino a che quella luce non si spenge, tu sei là, può succedere qualsiasi cosa, ma tu sei là e devi fare quel lavoro. Poi intorno sta accadendo qualsiasi cosa, tu devi essere concentrato. Ed è la filosofia e la scuola di grandi maestri, come dicevo, di persone che anche teatralmente, in teatro, non hanno mai perso di vista il loro obiettivo. Noi mi ricordo addirittura una volta, penso, abbiamo fatto un concerto dove le nostre casse di ascolto erano collegate alle luminarie. Le luminarie a un certo punto si sono spente, quindi tutta la corrente si è spenta delle luminarie. Perché era collegato sia le luminarie che il palco, che era collegato alla stessa centrale elettrica. L'esterno, però, solo il PA esterno. L'interno invece avevamo ancora la corrente. Noi abbiamo visto tutto spento fuori verso il pubblico, delle luci. Spenti anche gli ascolti e la gente che era rimasta così. Cosa abbiamo fatto noi? I monitor nostri li abbiamo girati e li abbiamo dati al pubblico e abbiamo continuato il nostro concerto per, tra virgolette, come si dice in gergo, salvare la serata. Perché quando tu salvi la serata, tu porti a casa il prodotto tuo e lo porti anche per le famiglie che in quel momento sono lì a lavorare per te. Però quello è il concerto. Quando fai una cosa in TV, quando fai una promozione, e lì devi avere i piani B, cioè allora quando suoni devi avere il piano gli di monitor, riserva, okay. Ma io penso avere che i monitor, devi avere i riferimenti, capito? Che tutto perché... questo a Blanco gli sia servito per la prossima volta. Sì, e quindi lui certo. Non si troverà più in una condizione del genere, anzi saprà a priori cosa fare e cosa farsi mettere anche sulle casse spia. Esatto. Cioè, vedrai che lui non cadrà più in tentazioni del genere. Ecco, no? Alessandra, per esempio, è un artista che non ama moltissimo. È una puntata tecnica questa che stiamo facendo sì, oggi con infatti. Te. Lei non ama molto gli air monitor. Lei ama di più, come vecchia scuola, i monitor a terra. Magari fischiano, magari si innescano, magari c'è un Larsen, c'è un problema, c'è un rumore, c'è un fondo. Ma vanno in tilt per la sua voce, con quel caputo spacca. Però arriva da lì, capito? Hai il riferimento da lì, perché queste cuffiette qua, quando tu le hai inserite da tutte e due le parti, ti isolano con il mondo e hai poco rapporto con il pubblico. Vero. Bene, ma ditemi un po', ma cosa invece state facendo di qualche grande progetto, magari ecco sempre inerente a Sanremo? C'è ancora questa vostra intenzione di tornare su quel palco o volete arrendervi? Ma chi si arrende è perduto, noi. Per carità, guarda, noi in questo momento, guarda, come diceva prima Fabio, stiamo lavorando sui social, infatti tutte le sere alle 18 per quanto riguarda, c'è una campagna che Deliveroo praticamente ha messo in atto con noi e ogni giorno noi facciamo sentire 5 dei brani, uno dei 5 brani esclusi, sono 26 ma ne abbiamo scelti 5 perché sono 5 serate. E quindi se voi ascoltate bene la canzone, a un certo punto io dico il numero 26 e prima del 26 c'è una parola. Quindi chi azzecca la parola e ci mette il codice 26 accanto avrà la cena con 5 euro con sconto, uno sconto, sì, sì. E quindi si può portare a casa la cena, si fa portare a casa cena grazie al Deliveroo con 5 euro di sconto. Contemporaneamente, poi, insieme, nella stessa settimana, campagna promozionale di Amazon Prime Italia, che ci ha realizzato un video reportage bellissimo insieme ai nostri che fan. Che ho visto, certo. E posso dirti con orgoglio, abbiamo raggiunto i 3.900.000 visualizzazioni su TikTok.
Ah, una cosa, una robina da poco, una ecco. Robina da niente. Sì, certo. No, devo dire che fatto, fermi, fermati. Ma a proposito, è lui che me le combina le pasticciate. Lo vedo. Ma a proposito, ma ne vogliamo parlare dell'ultimo vostro invece brano? Noi l'unica salvezza? Quello è un brano che è uscito appunto durante il periodo natalizio. Ti devo dire che è nato veramente tic e tac, come dico io, cioè al volo. Perché... No, tic e tac è un'altra roba. E 2 novembre decidiamo insieme a Vidoni e a Francesco di scrivere un brano per Natale. E nel giro di una settimana, 9-10 giorni, è stato buttato giù il brano, poi è stato registrato, abbiamo fatto il video ed è lanciato. Quindi questa noi l'unica salvezza, veramente. Un brano che doveva essere natalizio. Ci sta dando grande soddisfazione. Ma poi alla fine è oltre il Natale, infatti lo porteremo avanti. Natalizio perché parla, fino a Ferragosto. Perché comunque nel ritornello parla della, vogliamo accendere la luce come dei lampioni, i bambini, questo qua. Però le strofe hanno un tema molto importante che vale per 365 e quindi giorni spacchiamo là. Anche noi, non certo come Blanco, ma spacchiamo in un altro modo. Noi spacchiamo, esatto, spacchiamo a livello proprio di musica, di lavoro, non spaccare in quel modo non saremo neanche noi, non sarebbe coerente con il nostro essere. Lo so bene, io ho imparato a conoscervi e quindi proprio per questo sono arrabbiata con Amadeus. Ma non ti arrabbiare con Amadeus, dai. Invece sì, ho fatto una cosa, non so se si può dire, però la dico. L'altro giorno quando lui si è aperto Instagram in diretta, io mi sono registrata immediatamente e la prima cosa che ho fatto è scrivere proprio di questa cosina. Ho fatto la mia richiesta, voglio vedere Jalis sul palco dell'Ariston. Grazie. Ma grazie. E ce l'ho qui. Ma sei un tesoro. Lo farò vedere. Sei un tesoro. Ma io penso che Amadeus sia all'1:02 di notte. Io ho fatto questo. Bellissimo. Beh, guarda, Amadeus credo che in questi giorni gli stiano fischiando le orecchie. Ormai non ce la fa più con noi, guarda, credimi. Cioè, ormai siamo il suo peggior incubo diurno e notturno. però benevolo, esatto. Noi non facciamo nulla di male. Sì, anche perché insomma c'è stato Fiorello che ci ha aiutati a Viva Radio 2 a diffondere il messaggio. Poi siamo stati da Zia Mara. Perché noi siciliani appunto abbiamo questo calore, anche Fiorello essendo siciliano apprezza le persone e gli artisti con dei valori. Prima di tutto avete dei valori e nella vostra musica traspare molto. È vero, guarda, sì, stiamo vivendo un momento molto bello di grande affetto da parte del popolo. Devo dire che mai come oggi sentiamo proprio la Vox Populi. Ritorna su questo detto che era un po' anche il mio gruppo iniziale, cioè la voce del popolo che ci sta vicino, che alla quale noi ci siamo sempre confrontati, e con la voce del popolo noi abbiamo sempre raccontato anche le nostre cose, i nostri brani, anche abbiamo parlato con i ragazzi delle scuole, con i detenuti del San Vittore, quindi abbiamo sempre cercato di dare voce anche a chi non ce l'ha. Adesso ci sta tornando questo affetto, ci sta tornando proprio dal popolo che ci chiama e ci dice perché i Jalis non a Sanremo, come mai 26 no, perché qua, perché là. E quindi questo è un grande affetto che noi, permettimi di ringraziare i tuoi ascoltatori, i tuoi le persone che ti seguono, e di dirvi grazie perché sentiamo fortemente il vostro affetto. E mi scrivono in privato, vi giuro, vi farò avere questi messaggi di come vi stimano e vi ammirano. Che bello. Adesso so i vostri tempi, quindi io non voglio trattenervi. E se volete ancora approfittare per darci qualcosina ancora, qualche scoop, qualcosa, fate pure, ma altrimenti io... Beh, scoop non abbiamo perché comunque insomma... Cosa abbiamo di nuovo? Beh, continua la nostra promozione, esatto, quindi adesso... Adesso stiamo veramente girando tra Roma e Milano e poi ci vedrai ancora in televisione. Ma io vi vedo sempre, quindi ormai sono lì sempre. Esatto, quindi basta tenersi in contatto con i nostri social, sia Instagram che Facebook. Noi mettiamo sempre
le nostre comunicazioni. Siamo ci stiamo preparando per i live. Esatto, sì. Ci stiamo preparando per i live, quindi spero di partire presto. Sì, ecco, sì, sì, io non vedo l'ora. Dai. Così magari ci vediamo. Okay? Così facciamo qualche altro live anche con gli ascolti bassi, anche con gli ascolti in qualsiasi modo. Non ci fermiamo. Se mi è venuto in mente un'altra cosa, non ti ricordi quando anche là, cioè, abbiamo fatto tanti live, però non mi ricordo se eravamo in Calabria, che a un certo punto pioveva e mi si è staccato il filo del microfono e si... io canto anche no, siamo andati in chiesa. Sì, era in Calabria, sì, a un certo punto. Allora, intanto, prima di tutto, chiudiamo non piove qui. Mai, noi quando facciamo i concerti non piove mai, anzi, ci chiamano i sindaci, ci chiamano e dicono: ragazzi, chiamate Gelisse qua, perché sta piovendo. Se vengono loro, salvano la serata. Uno. Due, però, è capitato, magari, ma proprio raramente, una pioggia. E in questo paese, una serata tremenda, dove veramente c'è una pioggia micidiale. No, ma avevamo cominciato la serata. Siamo andati poi, in però, chiesa. A un certo punto, purtroppo, non potevamo più andare avanti, perché comunque è anche rischioso stare sul palco con la pioggia. Anche siamo andati in chiesa, c'era l'organo a pedali, quello buco, dovevi pedalare per una sudata. Una sudata, abbiamo fatto qualche brano. Abbiamo cambiato repertorio, perché non è che potevamo fare sicuramente pezzi rock o qualcosa di pop dentro la chiesa. Però l'organo nei pezzi rock. Sì, infatti, col pedale. Era distrutto. Sì, ho perso 6 kg, però mi sono divertito. Però va bene così. Ma bellissimo. Così siamo noi. Questo è, ma questa è l'arte dell'improvvisazione che solo chi ha la capacità può fare, però. Vabbè dai. Ora, l'esperienza serve anche a questo. Ora vi saluto, vi congedo e vado a seguirvi di là nelle vostre esperienze, ecco, perché non vi mollo, non mi togliete davanti. Ma sei un tesoro. Va benissimo, tesoro. Benissimo così. Grazie ancora, cara. Grazie, cara. Un bacio, a voi. E buon Sanremo e buona musica. Ciao a tutti. Ciao. Ebbene, adesso dopo aver avuto questa bellissima intervista da parte dei Gelisse, voglio presentarvi uno stilista che è amante del volto. Voi direte, ma che c'entra? Eh sì, perché lui si definisce uno stilista del viso, perché crea l'occhiale giusto per ogni viso. Vi presento Piero Massaro. Buonasera. Grazie. Benvenuto Piero. Benvenuto. Grazie. Piero, diciamolo, tu vieni ospite da me perché hai avuto in questi giorni un incontro con un nostro amico Giuseppe Santamaria, perché si trovava al tuo, diciamo, evento, un grande evento ventennale, perché festeggiavi che cosa? Festeggiamo i 20 anni della Italiana Design, che è la nostra azienda che produce appunto questi abiti per il viso, e sono degli occhiali fatti a mano a tiratura limitata numerati, e anche i 20 anni del brand Piero Massaro. Ma Piero Massaro, da dove viene? Come approda a Milano e poi a Venezia? Voglio capire un po' questo percorso di un siciliano che fa strada, ecco, come fa un siciliano a creare un impero, perché diciamo che il tuo è un impero. Io ho frequentato Milano perché di fatto provengo dall'abbigliamento, quindi ho conosciuto i grandi stilisti come Ferré, ho conosciuto una delle sorelle Fendi, Rocco Barocco e tanti altri. E poi mi sono trovato a collaborare con la Bugatti. Bugatti faceva, oltre alle macchine, la pelletteria, l'abbigliamento, le penne, gli occhiali, un po' come la Hermès. E da lì poi ho lavorato con un'altra azienda che faceva occhiali, come Tussardi, le Copenne, eccetera, eccetera. E 20 anni fa, insieme a Roberta, abbiamo deciso di mettere su una piccola azienda, di fare non occhiali intesi come protesi, ma abiti per vestire il viso. Quindi applicare l'esperienza dell'abbigliamento creando un occhiale come se fosse un abito.
Quindi personalizzarlo sull'individuo che ti trovi davanti. Io che voglio, vorrei un paio di occhiali di Piero Massaro, dove li vado ad acquistare? Tanto noi forniamo gli ottici, ma gli ottici indipendenti che trattano occhiali di design. Siamo presenti un po' quasi in tutto il mondo, siamo presenti in America, in Canada, Australia, Dubai, Giappone, e, vabbè, l'Europa, eccetera, eccetera. È chiaro che il nostro è un prodotto di nicchia, e diciamo che è la nicchia della nicchia. Noi facciamo degli occhiali a tiratura limitata numerati, utilizziamo l'acetato di cellulosa, che è una plastica estratta dal fiocco di cotone, e non la plastica realizzata dal petrolio. Quindi parliamo di un prodotto naturale. A questo ho abbinato un progetto interessante che è la cerniera baionetta, dove si può estrarre l'asta. Ecco, l'occhiale si smonta tutto. La cerniera è realizzata in AISI 316L, che è un acciaio chirurgico. Le viti ce le fa un'azienda che fa le viti anche per una nota casa di orologi, e quindi diciamo il nostro è un prodotto di alta qualità, di design, e per chi vuole un proprio stile. La differenza tra un occhiale di design e un occhiale moda è che un oggetto moda dopo 6 mesi diventa vecchio, un oggetto di design col tempo acquista sempre più valore. Quindi Piero, parliamoci chiari, questo tuo occhiale ad esempio, questi occhiali tuoi non sono accessibili a tutte le tasche, saranno riservati soltanto quindi all'elite? No, io ritengo che se pensiamo di acquistare un oggetto di qualità, di stile, io penso che si possa acquistare. Se uno gli piace l'occhiale, gli piace la forma, il colore e punta sulla qualità, può acquistarlo benissimo. Il nostro è un occhiale che va leggermente un po' di più da un occhiale firmato, ma ha tutte le caratteristiche, diciamo che ha il giusto prezzo per la qualità che offriamo. I 20 anni che abbiamo festeggiato, l'abbiamo festeggiati al Garden Senato a Milano, in via Senato 14, che è nel quadrilatero della moda a Milano, quindi a livello internazionale. E questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere, perché era un po' il sogno che avevamo nel cassetto, quello di poter presentare un abito che veste il viso, ma in una vetta internazionale, che è appunto quella di Milano, nel quadrilatero della moda. Prossimamente il 15 andremo a New York, dove appunto giocheremo in casa, in quanto l'ultima collezione che ho presentato mi sono ispirato al MoMA di New York, e che anche quest'anno incontrerò Whoopi Goldberg, come è successo l'anno scorso. Straordinario, ammazza, complimenti veramente. Questo sì che è uno scoop, no, non me l'aspettavo. E quindi anche a lei farai un occhiale? Ma lei già indossa i miei occhiali, devo dire. Ah, una fan di Piero Massaro. Ma perché sei così modesto da non dirmelo subito? Queste cose io le voglio sapere. Ma Whoopi è una grande amica, una persona gentilissima. Non so se si riesce a vedere. Sì, che si riesce a vedere perfettamente. Mamma mia, io ancora mi vengono i brividi quando penso a Ghost. Sì. Lei è un'appassionata dei nostri occhiali, e poi vabbè, anche Malika Ayan ha comprato un occhiale da sole, tanti personaggi. Quindi, ma diciamo anche la Ferragni, quindi?
perché adesso la vediamo qui a Sanremo e noi stiamo parlando. No, la Ferragni è... No, la Ferragni non ha ancora comprato il nostro occhiale, spero che lo faccia presto. Ma tu, appunto, come la vedresti a lei? Con che tipo di occhiale metteresti? Che cosa faresti per, ecco, farla avvicinare al tuo mondo, a Piero Massaro? Perché una Ferragni dovrebbe indossare il tuo di occhiale e non un altro? Ma perché... Non lo so, veramente dovremmo chiedere a lei. Io ti posso dire che la vedrei bene con una delle mie montature, dei miei abiti, perché proprio appunto perché la Ferragni è una donna di grande stile, secondo me avere un occhiale per lo stile che ha, che potrei pensare, che ne so, un modello che ho pensato del Salmoma, che è un po' tra un farfalla particolare, un molto allungato, ma credo che la Ferragni qualsiasi cosa indossa le sta bene, al di là esatto. Il personaggio è una donna che ha un bel viso per indossare qualsiasi occhiale Piero Massaro, e anche questo un bel corpo, è una silhouette, sì. È un influencer, d'altronde evidentemente lei si curerà molto anche l'alimentazione, a differenza mia che non ne parliamo d'altro. Diciamo che comunque la Piero Massaro è a filatura limitata numerata, cioè ogni modello ha 6 colori e un modello ha solo 100 pezzi. Cioè, solo 100 persone al mondo, o meglio 99, perché uno ce l'ho io, possono indossare l'occhiale che porto io. Mamma mia, io chissà, un giorno forse, un giorno avrò anch'io un bel occhiale firmato Piero Massaro e ne andrò fiera, sì. Visto che attualmente non porto gli occhiali proprio perché non trovo quello giusto. Ma secondo me molto presto indosserai un Piero Massaro. Questo è uno scoop, non lo diciamo a nessuno per favore, perché poi qua, mamma mia. Piero, comunque io vorrei, purtroppo per i tempi televisivi non posso trattenermi, vorrei ringraziarti per questa tua appunto intervista molto bella, mi hai aperto, ecco, anche un mondo diverso che non conoscevo e spero di averti di nuovo, ma con un'intervista, ecco, più accurata nei dettagli. Grazie infinite per il tuo intervento e non so, vuoi dire qualcos'altro? Non voglio, ecco, di un po'. Grazie a voi per avermi invitato. Una cosa sì, vorrei dirla. Quando ho cominciato 20 anni fa, non so perché, qualcuno dava per scontato che la mia linea sarebbe durata solo 6 mesi. Io ho avuto la fortuna e l'emozione di festeggiare 20 anni e questo è un segno importante. Io ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me, ma anche quelli che non l'hanno fatto, perché sono loro che mi hanno dato la forza di andare avanti e che proprio dal Garden Senato che io inizio la mia storia. Complimenti, e si grazie. Sa, è per tutti così, la gavetta e la perseveranza porta a questi grandi risultati. Mai mollare, mi dice un grande. Ciao! Sì, grazie, ciao a tutti, grazie mille. E adesso vorrei proprio conoscere cosa ne pensa un critico musicale, ma non un critico così, un esperto, un vero direttore d'orchestra, un vocal coach. Sono in compagnia di Marco Vito. Ciao, ciao Milena, ciao, grazie per l'invito e grazie di avermi chiesto di dire la mia sul Festival di Sanremo. Beh, chiaramente Sanremo fa discutere, no? È un evento che fa parlare, è un evento che forse vive proprio di questo, del grande coinvolgimento popolare.
è una festa nazionale popolare il festival, e credo che quest'anno il Festival di Amadeus si conferma, come gli altri che ha diretto, come una grande festa della musica italiana, dove sono rappresentati tutti i generi, dove sono rappresentate tutte le età, dove è rappresentato il mondo musicale italiano di oggi, il mondo musicale italiano di ieri, ma soprattutto si cerca di dare una visione delle prospettive della canzone italiana, che ha attraversato momenti di alterna fortuna, ma devo dire che adesso mi sembra abbastanza in forma da quello che abbiamo visto al festival. Tu, Marco, hai avuto, diciamo, modo di vedere quindi le due serate? Sì, 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 chiaramente le ho viste, le ho guardate con attenzione, ho ascoltato tutte le canzoni, sono stato integerrimo. Hai dei preferiti? Qualcosa che potresti rivelarci, anche se so che giustamente vorresti forse mantenerti non lo so com'è, dimmi tu. Più che dei preferiti, ti posso dire che ci sono delle canzoni che chiaramente mi hanno colpito, e soprattutto dei cantanti che mi hanno colpito. Mi è piaciuto tantissimo il gruppo della seconda serata, i Colla Zio, che non conoscevo, questa band giovane che proviene da Sanremo Giovani, che fa un pezzo secondo me interessantissimo. Ho rivisto in loro un po' quello che avevano portato a Sanremo, lo Stato Sociale piuttosto che i Pinguini Tattici. Ci sono state diverse band che secondo me sono uscite bene dal festival, e diverse band di giovani, e loro li trovo molto a fuoco. Devo dirti che mi è piaciuto tantissimo la performance di Paola e Chiara. Mi è piaciuta perché è stato una performance in perfetto stile Paola e Chiara, poi con la direzione artistica di Luca Tommasini, che è un genio da questo punto di vista. C'erano dei performer sul palco, alcuni tra l'altro che sono ottimi amici miei, insomma mi è piaciuta molto la loro performance. E poi ci sono stati brani ovviamente più di vocalità, Giorgia, Ultimo, Mengoni, insomma, che viene in questo momento in testa al Toto Scommesse, no? Sembrerebbe essere il favorito, anche se che si sa che di solito chi entra Papa esce Cardinale, quindi bisogna vedere poi come andranno le cose. Io credo che poi anche la serata dei duetti darà una bella risposta dal punto di vista della classifica, perché potrebbe cambiarla. Non ci dimentichiamo che Morandi l'anno scorso cambiò completamente il suo posto in classifica dopo l'esibizione con Jovanotti. Ci sono secondo me comunque tantissime cose molto interessanti, e soprattutto quello che mi piace vedere è un'enorme presenza di giovani che scrivono e le loro canzoni. E tu sei un esperto, visto... Sì, ne vedo tanti, ne seguo tanti, ne ho visti tanti, ho anche avuto l'opportunità di scriverlo un brano per il Festival di Sanremo proprio per una giovane. Ma non solo, sei stato il direttore, diciamo, di quale trasmissione? Di amici, ecco. Non essere modesto, Marco. Ma se la gente, io quando parlo non racconto il curriculum, se lo vogliono vedere se lo vanno a cercare su internet. Chi ti guarda ha il piacere anche di sapere queste cosine. Ho fatto un po' di cose, dai, diciamo che sono un po' di anni che lavoro in televisione. A maggior ragione, Marco, ma ne vogliamo parlare di una cosa che hai fatto? Cioè, il tuo cuoricino in questi giorni non batte per questo palco di Sanremo, nel senso, ci sei salito sopra, sei andato ben due volte a Sanremo, quindi cosa rivivi tu quando vedi quel palco? Allora sì, hai ragione, ne parlavo oggi di questa cosa. Io ho vissuto Sanremo in più modi, no? L'ho vissuto da cantante, da ospite con Giulietta Romeo e con Riccardo Cocciante due volte, e da autore nel 2020. Devo dire che poi sono state emozioni diverse, no? Perché cantarci è una cosa, ma forse l'emozione, la consapevolezza più grande è stata quella del 2020, quando prima del titolo della canzone ho sentito il mio nome e cognome tra gli autori. Perché quello credo sia un processo veramente importante, ed è un momento rituale, no, del festival, quando annunciano il titolo, dirige, ecco, quello sono dei momenti secondo me rituali, ed averne fatto parte è stata un'emozione che non immaginavo. Su quel palco ci sono salito due volte, nel 2008 e nel 2010, ormai tanti anni fa, e
E la prima volta che ci sono salito ero ancora minorenne, avevo 17 anni. E mi ricordo che eravamo in subbuglio, in fermento, perché il problema era che si stava quasi facendo mezzanotte, e se fosse arrivata la mezzanotte non sarei potuto salire sul palco perché avevo 18 anni. E non avevo ancora 18 anni, eppure ero io il protagonista di quel musical, quindi sarebbe successo, cioè era un po', c'è stato un problema quasi diplomatico quella sera. E l'emozione è stata tanta, anche se devo dirti che eravamo talmente tanto in un turbinio di tour, perché noi venivamo da una tournée di enorme successo, stavamo per debuttare a Milano, non facevamo altro che girare per le città, quindi quel Sanremo lì l'ho vissuto, ma l'ho vissuto in un certo senso all'interno di un caleidoscopio di cose che mi stavano succedendo, perché io in quell'anno ho totalmente cambiato la mia vita, nel senso che sì, cantavo, facevo concorsi, vincevo cose importanti, ma venivo da Gioiosa Marea, in un anno avevo fatto l'Arena di Verona, tutti i programmi televisivi della Rai, il disco d'oro, centinaia di repliche nei palazzetti, centinaia di migliaia di spettatori e il Festival di Sanremo. Era talmente tanta roba, mamma che mia, c'ero dentro e la vivevo. Cioè, non avevi il tempo di fermarti a pensare a ciò che stavi facendo, lo vivevi e basta. Lo vivevi e andavi dritto, no? Era più che andare dritto, anzi era forse una ruota che girava. Quello del il Sanremo successivo, che poi è stato quello di due anni dopo, quello del 2010, sicuramente avevo una consapevolezza diversa. Avevo già iniziato anche a lavorare per i programmi televisivi e soprattutto in quel festival non ero più Romeo, ma ero Marco che interpretava dei brani. Eravamo lì, tra l'altro era un festival importante perché, esatto, quello del 2010 era il cinquantesimo, no scusa, il sessantesimo, sì, il sessantesimo ed era, tra l'altro, nella serata in cui abbiamo cantato noi c'erano dei grandi cantanti che interpretavano i brani della leggenda del festival. Mamma mia, quindi vedi tu quante emozioni. Ma Marco, adesso io voglio, scusa se ti interrompo, ma io voglio, dimmi. No. Noi avevamo Nel blu dipinto di blu come brano, quindi era, cioè, il pezzo che rappresenta Sanremo, e noi con Cocciante abbiamo cantato quel brano, e quella è stata veramente un'emozione incredibile, incredibile. Allora, io voglio sapere invece da te in quale ruolo ti vedrò nei prossimi Sanremo. Sarai un direttore? Sarei un cantante? Voglio sapere cosa farai a Sanremo, perché io lo so che tu ci tornerai. Ma sì, mi manca dirigere il pezzo, dai. Ci siamo stati vicini. Ci siamo stati vicini, ma succederà. Lo so già che ti vedrò lì. Però se non mi mandi video dalle prove, delle cose, poi facciamo i conti, Va bene, te li mando. Perché voglio l'anteprima io, in assoluta. Marco, qui i tempi stringono e dalla regia mi comunicano praticamente che stiamo sforando i tempi, e vorrei veramente ringraziarti per essere stato qui con noi, e non solo, mi posso rubarti i saluti per MiTV a tutti i nostri telespettatori? Lo facciamo insieme questo saluto? Certo. Salutiamo anche Antenna del Mediterraneo, ovviamente. Salutiamo MiTV, salutiamo Antenna Mediterraneo, salutiamo il tuo regista che ti dice che i tempi stringono e che noi abbracciamo con affetto, perché è sempre dietro le telecamere, ma fa un grande lavoro per tutti noi, e sai la stima che ho nei vostri confronti, mi fa sempre piacere essere vostro ospite e mi è fatto piacere esserci anche questa volta. Grazie infinite, e allora alla prossima intervista, ci conto. Assolutamente. Ciao Marco. Sì. Ciao, a presto. La magia di Sanremo la conosce in fondo solo.